Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Pensavate di esservi liberati di noi, invece noi siamo ancora qui a rompervi le scatole. Comunque stiamo andando al fiume oggi insieme a mia sorella, mia mamma e mio nipote e ai miei zii di Milano. E quindi volevamo portarvi con noi per farvi vedere anche un po' qualcosa di diverso, visto che finalmente si può uscire, eccetera, eccetera. Per farvi vedere sempre che stiamo in casa a fare i lavori, a pulire, o a queste cose qua. Comunque ci sono anche degli aggiornamenti, perché stiamo cercando una casa nuova, con un po' di giardino e una camera, praticamente al momento due camere in più di quelle che abbiamo, in modo da poter stare più larghi, perché è inutile, in questa casa dove siamo adesso stiamo stretti, infatti c'è sempre un casino pazzesco. Quindi per quello anche che siamo un pochettino assenti. Ovviamente non posso portarvi completamente a vedere le case, perché non si può fare, però comunque lo stiamo facendo e piano piano, adesso ne abbiamo trovata forse una, vediamo come va. Comunque col lavoro sto andando avanti sempre con Empowered Women, e devo anche farvi il video di quello. Adesso ci rimettiamo in carreggiata, vi porterò tutti i video che vi avevo promesso, compresa la sfida del libro La pentola d'oro. E niente, l'unica cosa, dovete darmi tempo, perché devo anche finire di editare gli altri video. Vorrei cercare di farlo, così siamo diciamo da luglio con tutte le nuove, la sfida della pentola d'oro e tutto, e entro fine giugno vorrei riuscire a mettervi tutti i video anche che avevo già pronti, eccetera eccetera. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque Manuel ha fatto l'esame, ve l'avevo detto, l'ha passato, è uscito con 7. Siamo orgogliosissimi di lui, perché io personalmente per esempio ero uscita con 6 e un calcio nel culo. Quindi va benissimo, Manuel è stato molto molto bravo, ma si è impegnato per fare la tesina e comunque l'ha fatta lui da solo. Noi gli abbiamo dato dei suggerimenti in certi punti, ma è tutta farina del suo sacco, quindi era ovvio che sapesse dire quello che aveva fatto, perché cioè, l'aveva fatta lui e l'ha fatta sui videogiochi. Un momento molto personale, quindi ci stava. Cosa? Il fatto che io abbia preso 7. Sì, è molto bravissimo veramente. Ma poi noi siamo orgogliosi di lui, quindi lo devo sventolare 4-20. Non è mica da tutti uscire con 7 all'esame. C'è anche chi non ci esce, o chi ci esce come me con un 6 e un calcio nel culo, o chi Elena non lo fa. Elena con 10. Oh, Elena! Grandissima! È uscita con 10. Vabbè, adesso siamo arrivati da mia sorella, quindi ci vediamo dopo quando siamo al fiume.
sbagliato. Ecco, siamo arrivati. Adesso ci prepariamo, prendiamo tutte le cose e scendiamo. Guardate un po' dove sono. Quelli fortunati. Io invece devo spostare tutta la roba. E loro invece sono già in acqua. Manuel, non lo so, l'ho perso. È là che si sta cambiando per entrare in acqua anche lui. E invece Pia è qui ancora con me. Dunque, in pratica Pia sta giocando con... aiutami? Ah, con la ghiaia. E Lizzie e Luisa stanno preparando il cibo. La mamma è qua. Là ci sono i bambini che... acqueggiano. Lì c'è Giorgia che cerca di arrivare là. Aspettate. Vabbè, intanto loro là acqueggiano appunto. Lì c'è proprio la cascata che va giù. Lì c'è la nostra palla colorata nuova che abbiamo comprato ieri. E là c'è la nostra roba. Gli zii non ve li faccio vedere perché a loro sicuramente non piace venire ripresi, insomma. Non gli piace neanche fare le foto che vengano messe su Facebook, perciò non ve li farò vedere. Per quello che sto registrando adesso, perché poi quando dopo ci saranno anche loro in acqua, sicuramente non potrò registrare, insomma. Giorgia, cosa stai facendo? Giada, tirala fuori dall'acqua. Ah beh, ci passa anche Giada, Giorgia. Giada, tirala fuori dall'acqua con la ciabatta. Aiuto! Ok. Non corre! Dove corri? Dove vai? Ah, ok. Giorgia ti ha già rubato salvagente comunque. Basta! Ne è andata Giada! Basta, uno per... È già andata Giada! E c'è già andata lei! Basta, vai nell'acqua! Guarda che tra un po' dobbiamo uscire per mangiare, io fossi in tenda nell'acqua. Lei non vuole camminare sull'erba, no? Però cammina sulle pietre. Pia. Vabbè, adesso vado a vedere se hanno bisogno di me. Dov'è la nonna? Nonna. Scalza sulle pietre, ma non sull'erba, sia chiaro. È arrivato anche Luca. Pia? Io ti compro una. Pia? Pia! Volevo salutarvi, come avete visto abbiamo passato una bellissima giornata al fiume con i parenti, c'era anche mia zia appunto, mia cugina e niente, è stata una bellissima giornata, molto divertente. Adesso io sto allattando Pia e
E niente, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!